Buongiorno a tutti, anche oggi qualche pillola di movimento. Per ricollegarci ai movimenti di ieri che servivano per aiutare il collo senza muovere il collo, anche oggi con qualche movimento di stretching andiamo a mobilizzare la parte toracica, il petto. Cominciamo con una posizione verticale, come per essere paralleli alla parete dietro, ginocchia morbide, braccia lungo il corpo e cominciamo a inclinarci come per voler scivolare con la mano lungo il lato che si sta allungando. Andiamo qualche volta a sentire anche con la mano come le parti si distanziano, sentiamo le costole, incliniamo la testa con facilità dalla parte dove ci stiamo accorciando, rimaniamo un po' e facciamo qualche respiro come per allargare la parte che stiamo già allungando. E poi piano piano, con l'aiuto sempre dei piedi, delle gambe, ritorniamo nella posizione eretta, per poi farlo anche dall'altra parte, quindi qualche inclinazione laterale, dove arriviamo con un movimento. Una posizione tranquilla dove possiamo respirare, rimaniamo lì e concentriamoci su come possiamo allargare le costole dal lato che si sta allungando e lasciamo inclinare morbidamente il collo dall'altra parte. Naturalmente si possono fare 3-4 volte per parte, io non mi dilungo, ma lo sapete. Sempre per questa parte toracica alta, portiamo le nostre mani a livello qua delle costole, dello sterno, no? Come per fare un pezzo unico, tenere solidali le braccia con il torace, con il petto. E da qui facciamo la stessa cosa. Abbiamo come l'intenzione di portare un gomito in direzione del soffitto e l'altro in direzione del pavimento. Anche qui stiamo, sentiamo se possiamo sentire un ampliamento delle costole, dello spazio sotto l'ascella e poi ritorniamo a spalle basse e lo facciamo anche dall'altra parte. Allarghiamo, sentiamo cosa possiamo togliere di tensioni non utili e respiriamo. Respiriamo come per dilatare questo torace e la porzione sotto l'ascella, nel mio caso destro. E ritorniamo. Abbassiamo le braccia e abbassiamo le spalle. Portiamo la nostra mano sulla sommità della testa. Il gomito è rivolto verso la parete che abbiamo di lato e l'altro braccio è lungo il corpo, in direzione del pavimento. Poco a poco, con la mano che è sopra la testa, incliniamo leggermente, lateralmente il capo e intanto vogliamo orientare verso il pavimento la spalla opposta all'inclinazione. Poi, con la mano che sta sostenendo il capo, riportiamo la testa in cima alla nostra colonna vertebrale. Lo facciamo alcune volte sentendo una buona distensione, allungamento del lato che si sta allungando, senza per questo cercare un accorciamento dall'altro lato. I movimenti della testa li aiuta il braccio che muove la testa e poi lo si fa anche dall'altra parte. No. Questa lezione si chiama piegarsi con facilità. Vi sedete sulla sedia abbastanza anteriormente, nello spazio più anteriore della sedia, però comodi, e cominciate con i piedi ben saldi a terra, magari i piedi anche un pochettino più avanti delle ginocchia. Cominciate ad accarezzare e a scivolare con la mano sinistra lungo l'interno della gamba sinistra, fino dove arrivate
facilmente. E sentite la qualità del movimento. Se sentite che state trattenendo il fiato perché magari state andando un po' troppo lontano, fate un po' meno e vedrete che man mano che vi ammorbidite diventa più facile tutto il movimento di piegarsi. Poi con la stessa mano andate anche all'esterno della gamba. Io vado abbastanza veloce, ma per sentire bene quello che succede nella schiena, nel bacino, si devono fare un pochettino lentamente, con l'attenzione non a dove arriva ora la mano, ma come si comporta la schiena. Tant'è vero che potete provare a, mentre si scende con la mano verso il piede, a premere il pavimento con il piede stesso e sentirete che cambia qualche cosa nella qualità della schiena. Io adesso lo presento solo da una parte, ma poi voi lo fate a pezzi, con tutta calma, con tutta la consapevolezza di quello che fate, e poi lo fate anche dall'altra parte. Ritorno sulla gamba sinistra, ma questa volta con la mano destra, verso l'esterno, verso l'interno. Immaginate di dover esplorare tutta la vostra gamba, e premendo alle volte un pochettino di più con il piede sinistro sul pavimento, ritornate eretti, riposatevi per sentire com'è l'appoggio, se siete ancora in sicurezza, e lo fate alcune volte da questa parte, poi lo provate anche dall'altra parte, e poi prendete il vostro piede e lo appoggiate sulla gamba, in questo caso il mio piede sinistro sulla gamba destra, e qui si è creato uno spazio dove voi una volta con una mano, una volta con l'altra, scendete come per accarezzare, esplorare la parte anteriore, la parte posteriore di questo polpaccio. Scendete anche con la testa, con l'altra mano, alternate l'uno e l'altro, non così veloce come lo sto facendo, ma per uno spazio video un pochettino più accorto, ed esplorate il movimento e vedrete che arriverete sempre più facilmente ad abbassarvi. Usate le gambe, usate il piede verso il quale andate, fatelo premere sul pavimento, questo aiuterà la vostra schiena. Poi potete appoggiare ancora entrambi i piedi, sollevare i talloni e arrivare fino a sotto il tallone di una, sotto il tallone di quell'altra. E per adesso esplorate così. Ciao! Buongiorno a tutti! Ieri ci siamo lasciati con questo finale da una parte e dall'altra. Si potrebbe anche continuare portando un piede in appoggio e sempre cercando di scendere piano piano sull'altra, verso l'altro piede, poi cercando di stare comodi, appoggiare l'altro piede e scendere gentilmente e delicatamente. Ma quello che volevo fare oggi è un pochettino più dinamico e di coordinazione. Spostiamo la nostra sedia, abbiamo messo per terra un vincolo, come ho detto altre volte, e lo superiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'ultimo 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8.